Noi abbiamo tutti attraversato un periodo nel quale eravamo veramente convinti che avremmo visto un mondo sostanzialmente migliore di questo. Io ricordo all'inizio degli anni Ottanta il giorno più doloroso, forse un po' prima anche, il giorno più doloroso della mia vita è stato quando mi sono reso conto che da vivo non avrei mai visto un mondo migliore di questo. Allora, la differenza fra i due fratelli anche è proprio la differenza fra il legame fra la capacità comunque di essere legati a doppio filo ai propri sogni e invece già una generazione successiva nella quale si insegnava a tutti non devi sognare troppo perché ti porta lontano dalla realtà, devi accettare quello che c'è. Uno dei problemi più gravi oggi è che sognare sembra diventato una debolezza, sembra diventato tu non hai la cazzim necessaria per essere vicino alla realtà, tu c'è la testa piena di sogni, eccetera. Sì, sognare a volte è doloroso perché si porta dietro delusioni e tutto quanto, però sognare tiene vivo il mondo, no? Cioè, beati gli uomini che sanno ancora sognare. Allora, questa è una storia di gente che è ancora capace di sognare. E questo è tutto quello che vuole dire il film. Poi sognare cosa, come e quando dipende da ognuno. Però, insomma, è bello che ci sia qualcuno che ancora ha un rapporto con questo. Difatti uno delle responsabilità più grosse che noi abbiamo, che noi che siamo stati dei pessimi papà e dei pessimi nonni, è stato di non riuscire a comunicare questa cosa ed è una responsabilità nostra, no? E abbiamo lasciato i ragazzi di adesso da soli a combattere contro un sistema che loro pensano sia infallibile e invincibile. Sarà anche infallibile e invincibile, però sognare di poterlo almeno fermare ogni tanto ci tiene vivi e ci fa sembrare diventare delle persone migliori. C'è molto di me stesso, per esempio, e tutto quello che c'è esce dalla sceneggiatura e dal rapporto con Davide che non conoscevo e anche con gli altri che non conoscevo personalmente. Quindi ogni giorno è stato un cercare anche l'affiatamento che si è creato. Dopo i primi due giorni eravamo diventati già un gruppo, classe del liceo dei ripetenti, ma anche una compagnia teatrale, assolutamente una. Anche attraverso un po' l'improvvisazione, perché tutti attori con l'orecchio disponibile a questo, Giovanni, Neri, lo stesso Marco, insomma, abbiamo cercato sempre con una grande misura sotto il fucile carico di Davide, a non andare oltre, a cercare un equilibrio, a cercare di capire qual era il clima ironico, tra virgolette comico, anche se, perché c'è questa commistione tra l'amaro, tra l'ironico, tra la nostalgia e anche questa grande avventura molto divertente che è un film musicale. Io personalmente, anche Neri, abbiamo la grande passione della musica e dello strumento, quindi per noi è stato ancora più divertente partecipare a questo film. C'è una foto di noi giovani costruita con le nostre facce dentro al gruppo. Io mi guardo e dico quanto sono brutto. No, ho i capelli che sembrano Nicole Kidman dei poveri, cioè lunghi ma spelacchiati, vorrei ma non posso. E se guardate i miei capelli, quella foto rende giustizia, vorrei ma non posso. Serve un physique du rôle per fare i musicisti. È diverso. Tu puoi anche mettere il tuo physique per fare degli amici. Ma i musicisti sono degli alieni. Se tu non sai suonare,
come ti approcci a tutto questo? Mi sono chiesto se non sarebbe stato meglio se al posto, no, metterci Vasco, proprio lui insieme a due o tre, se fossimo nel neorealismo, chi avresti messo insieme a Vasco come se avessero avuto un'altra storia, se Vasco non avesse avuto successo, la sua faccia credibile di uomo, ci ho pensato, quattro che in qualche maniera sono The Boys. Io quando mi guardo sullo schermo mi sento inadeguato, mi sento che forse non sono riuscito a raccontare la musica, sono riuscito a raccontare una parte di quelle persone che facevano parte di quel mondo ed erano tante. Però i nostri sogni, come diceva Pagani prima, vanno verso quei corpi, quelle icone, quelle cose. Ecco, nessuno di noi era un'icona, anche se i gruppi lo sono stati, quella musica in qualche maniera era iconica. Tutto questo non si può fare. Dunque, come ti approcci al personaggio? Non pensando a te stesso, ma giocando di rimbalzo con gli altri, sperando che quello che ti rimbalza addosso funzioni. Giovanni? Io ho studiato molto Ringo Starr, ho letto la sua biografia, ho estrapolato i suoi movimenti, nei suoi racconti, nei racconti degli altri, lui era molto divertente, io ho detto mi prendo quel lato lì e lascio perdere tutto il resto, perché chiaramente, come dice Marco, almeno anch'io non ho né il carattere né nel fisico del rocker, però stando dietro alla batteria e appunto essendo più giullare, puntato su quello e forse è stata la cosa. E poi ricercare sicuramente il rapporto con gli altri, che non era scontato perché non conoscevo nessuno di loro. Anzi, stavo un po' sulle balle neri ancora, perché gioca a tennis molto bene, sono un po' un bastardo quell'uomo lì. E quindi non era scontato il rapporto, invece ci siamo subito trovati bene e questo ha aiutato tantissimo la realizzazione di una band musicale. Sono stata molto felice quando Davide mi ha proposto questo personaggio. Noi non ci conoscevamo, ma ho capito che lui aveva intuito che c'era questa grande vicinanza tra Isabel e Anita. Cosa c'è? C'è un grande senso di libertà che riconosco in me e che c'è in Anita, e soprattutto questa capacità di, appunto, attraverso la libertà, di costruire un percorso rispettoso soprattutto di questo, appunto, della libertà. Anita ha fatto delle scelte molto precise nella sua vita e ha rispettato poi fino alla fine questo senso, appunto, di libertà, scegliendo di tornare indietro, di ritornare a essere The Boys. Naturalmente, ecco, un'altra grande capacità di Davide Ferrari è stata quella di costruire un cast di persone umanamente meravigliose, dentro le quali io mi sono, dentro questa armonia mi sono trovata veramente molto bene, come se fosse stato uno spartito musicale molto ben scritto, e devo dire dove tutti noi abbiamo avuto la nostra parte, la nostra musica, siamo stati strumenti adatti, giusti per questo spartito. È stato molto bello proprio stare sul set, vivere il set dal primo momento quando siamo andati.
andati con l'aiuto magico del grande maestro Pagani a incidere il nostro pezzo fino all'ultimo momento e fino qui, appunto, al magico teatro greco di Taormina, dove abbiamo presentato per la prima volta il film al pubblico. Io penso di essere sulla luna in questo momento, perché sento davvero tipo una parola su cinque di quelle che dite, quindi mi farò un'auto-intervista. Allora, come ti sei trovato su questo set? Male, devo dire bene. Seconda, terza che lavori con Davide Ferrari. Sì, in effetti è la seconda, terza volta, gli sono molto grato, anche perché si è trattato di suonare, di fare una band, quindi è stato divertente. Poi mi ho fatto lavorare insieme a Mauro Pagani, con soddisfazione nella mia vita. Ma sei diventato amico di qualcuno dei boys nella vita? No, sinceramente no. C'è qualcuno a cui va più bene? No, sinceramente diciamo che con nessuno di loro è nato un rapporto d'amicizia. Ci scriviamo delle lettere molto formali, proprio carta e penna. Non abbiamo proprio deciso di lasciare da parte gli sms, i whatsapp, cose varie, e quindi diciamo è tutto rimasto molto, molto formale. Mi dispiace non essere a Taormina, sì, mi dispiace molto, perché anche se non sono in miniera in questo momento, mi sarebbe piaciuto divertirmi insieme a tutti voi appunto a inventare qualche gag aggiuntiva rispetto a quelle del film, stando lì, e mi sarebbe piaciuto appunto vivere tutta la situazione del festival, però niente, Lionello ha voluto far uscire il film il 1° luglio proprio apposta per farmi dispetto, quindi alla fine siamo messi così. Insomma, questi boys ci tenevano molto che fossero, a un certo punto dice, ne rimarcheranno una banda di cazzoni, che non vuol dire che sono una banda di stupidi, vuol dire che non vogliono rappresentare altro che se stessi, e per quello credo funzionano nel film. Poi chiaramente ci hanno messo loro, la loro faccia, il loro cuore, il loro sangue, la loro ironia, e il film è nato in questa maniera qua, insomma.